Zombie Apocalypse. Allora, ciao ragazze, ciao a tutti e a tutti. Secondo nuovo video della serata di oggi. Oggi è, se non erro, non so se sia 7 o 8, perché sia 9, non mi ricordo. Comunque, lo vedrete sotto lì nei dettagli del video quando lo carico. Comunque, oggi è febbraio ed è venerdì febbraio, sì. Morning routine, cosa faccio nella mia morning routine? Preparatevi perché sarà un po' lungo. Scusatemi un attimo, devo chiudere la porta un attimo solo. Allora, dunque, questo video è morning routine dove vi spiego in particolare come faccio tutte le mie programmazioni. Il make up già lo sapete, faccio sempre la solita palette, questa palette qua, che è della Pink Panda, adoro, adorissimo, troppo bella. Ha dei colori spettacolari che però di fare, mi piace da matti. Sì, mi coloro gli occhi, mi applico sempre questi qua, questi colori qua, però questi ombretti che mi piacciono da matti. Non ci posso fare niente, sono bellissimi. Poi, come sopracciglia, già vi ho fatto vedere nell'altro video, se andate a vedere quando lo pubblicherò. Sull'outfit eccetera della mia giornata di oggi, blog, video che riccio. Comunque questo è sempre un morning routine spiegatela buona, diciamo. Allora, questo correttore è della L'Oreal Infallible e mi piace davvero tanto. 327 cashmere ed è veramente fantasmagorico, molto buono e copre benissimo. Copre anche, come si suol dire qua su YouTube, i peccati, quindi fenomenale, mi piace e mi copre tutto tutto, è vero, può andare nelle pieghette, me ne può fregare di meno, ma almeno mi copre, è vero, non va bene se va nelle pieghette, ma a me mi piace che copra un bel po', almeno copre. Comunque, niente, bando alle ciance, ciancio le bande, vi faccio vedere i prodotti che utilizzo per fare, oltre alla base che ho qua, il mio fondotinta. Ho qua il mio fondotinta della Essence, questo della Essence è questo qui, Stay Low 16 Long Lasting 30 Color Sand, boh, comunque questo qui della sia appunto della Essence, mi ci sto trovando benissimo. Oddio, devo mettere questo qua, se non mi cade. Questo qua è col sia pozzozzetto, ma lo devo pulire perché quando lo uso è sempre così, lo sporco. Comunque nulla. Allora, questo lo metto di qua. Oddio, mi cade tutto qua. Scusate un attimo, ma se mi cade tutto qua non sono contenta. Poi, prima di metterci questa palette, di applicare questi ombretti della palette, utilizzo questa matita della W7. Questa, che ha la mina sì, pettinare, no. Da temperare ed è fantastica, fenomenale. Vabbè, una volta ho avuto un po' di allergia a questa matita, ma è tutto, non sembra nella normalità, ma aspettato un po' per applicarla e poi non mi ha dato più problemi. Bisogna un po' fare pausa quando si ha un prodotto che dà un po' fastidio, almeno secondo me bisogna fare un po' pausa, dare una seconda possibilità. Se invece dà fastidio, allora del tutto in più evitarlo come la peste, ma questo qua a me è piaciuto, quindi ve lo consiglio se non vi dà fastidio gli occhi, se non siete allergici. Poi, oltre a usare sia questa che questa e il mascara e la base come il fondotinta della Essence, vi consiglio questi due. Ovviamente prima il correttore, mettete prima il fondotinta, poi il correttore e poi ancora il bronzing e il blush, che fanno un onore spettacolare al viso mio, perché mi piace davvero tanto. Poi questo blush c'è già il buco perché sì, mi è piaciuto, è molto, molto bello, non fa, cioè fa un po' effetto Heidi se ne mettete troppo, ma io con la mia Beauty Blender, che ovviamente non so dove è andata a finire, vabbè, lì dentro. Comunque, la mia Beauty Blender, quella della W7, mi vado a smorzare tutto, cercare di fare meno eye, ovviamente.
con questo vado a prendere il mio pennello, che non so dove l'ho messo, ma sì, insieme all'altro tutti sporchi, quelli pennelli da che di là. Con questo della Essence, che è colorazione numero naturale, prima colorazione naturale, non è male per niente, e colora, che è una cosa bellissima. Questo qua, scusate, è un po', sa un po' di cocco, perché devo dirvi la verità, sa di cocco e mi strapiace. Oltre a fare il trucco a seconda di come piace a me, a sentimento, come suol dire, vado alla sera, se è durato tanto il trucco, vado a struccarlo con questo panno qua. Se non trovo altro rimedio, prendo questo, della dischetti di struccanti della, come si dice, della fior di magnolia Eurospin. Se no, ho trovato un metodo più efficace. Qua c'è un capello, vabbè. Ho trovato il metodo più efficace per struccarmi con questo qua della W7 Cosmetics. Sì, vabbè, già sappiamo che è un cosmetico. Comunque, è un panno, un accessorio per lo strucco. Mi aiuta appunto a rimuovere tutto il trucco, perché io faccio non solo prima gli occhi oppure la bocca, prima gli occhi, poi vado a ritogliere tutto, e poi ovviamente vado sia con la bocca, vado direttamente di acqua micellare, ma con il dischetto struccante che vi ho appena detto prima, che vi ho prima menzionato, nominato, questi della fior di magnolia. Guardate, fate per lo screenshot in salva immagine se vi interessa, ovviamente, come credo che sia giusto. Poi vado con questo qui su tutto il resto del viso, per togliere anche la rimanenza delle sopracciglia, ovvero il trucco delle sopracciglia. E così ho fatto tutto. Ma non basta, oltre a mettere questo, vado di questo. Allora, se ho usato solo struccanti, dischetti struccanti, vado ad applicare questa. Si è fatto un trucco molto, molto bello, molto bello. Un trucco pesantuccio. Vado con questa. Se no, se proprio mi dà fastidio, oltre a usare questa, mi dà fastidio nel senso che potrebbe piacermi di più, cioè piacere, come posso dire? Se mi trovo meglio a utilizzare questa, che sono troppo stanca, vado con questa, perché ci possono essere quelle occasioni, cioè occasioni, di quei momenti che non mi va di fare solo con l'acqua micellare, ma vado di latte detergente, latte di fiori rari, detergente strucca, rosa gelsommino, aiuto, lenitivo per pelle secche e sensibili. Testato sotto controllo dermatologico, 400 ml di prodotto, il formato maxi formato, vedete, sto leggendo tutto qua davanti. Detergente, strucca e nutre. Non lo so se nutre, ma io vado sempre di crema. Una bella botta di crema gliela do. Dove l'ho messa la crema? Allora, fate conto che qui ho la vascella dove stendo i panni, perché se non veniva male a trasportare tutto in camera. Comunque, vabbè. E vado con questa qui, la mia morning routine, che è Night Routine. Utilizzo la mia Vichy, amata Vichy, dico amata perché adoro, mi piace, non mi dà fastidio. È vero, questo qua, quando devo andare a togliere la peluria del mento, mi fa sparire tutto, cioè crea come un film che non si vede, praticamente non mi fa vedere tutto. La bruttura che c'è qua del mento, la peluria si mimetizza e diventa trasparente. Non so come dire, però penso che ci siamo capiti. E come, comunque, questo è il mio bel Vichy, il flacone di Vichy, che non so quanto sta arrivando a finirsi, ma potete capire da quanto lo sto terminando, che ce n'è veramente quasi poco. E appunto al prossimo ricompero me ne ricomprerò un'altra boccetta di questa, perché veramente quanti sono? Aspettate un secondino, 50 ml di prodotto per un paio di 10 mesi, ci sono, quindi top. Quindi ha un profumo che non è male per niente, sa di, non dico Nivea, ma di rosa appena sbocciata. Che paragone che ho fatto.
Però è la verità, mi piace, è molto buono, quindi perché non comprarmi un altro? Fantastico. Poi, se sono in doccia, utilizzo questo qua, ipoallergenico, questo bagno doccia, non è un bagno schiuma, occhio. Il bagno schiuma l'ho comprato della Melograno, ha buoni ingredienti, che non mi ricordo, pare che abbia aloe, no, karité, no, comunque non mi ricordo. Il prossimo video farò un mini svuoto della spesa e vi faccio vedere quello che ho acquistato. Non lo so quando, ma ve lo faccio appena posso. Bagno doccia neutro, formula extra delicata. Gardenia, 95 di ingredienti di origine naturale, clinicamente testato, quindi top. E c'ha una profumazione veramente paradisiaca. Sì, dico sempre così perché, ragazze, oltre che profumare, prima di tutto ci dobbiamo lavare, se no che come si può dire, ci sto rallentando perché mi sono appena sporcata. Vai. Sì, comunque dico paradisiaca perché sì, mi piace il profumo che ha. Se non ci laviamo, cosa, che senso ha avere solo il profumo? Ci prima che lavare, fare. Non dico fare tanta schiuma, però almeno lavare ci deve. Poi, come balsamo e maschera utilizzo, anzi, prima vado di maschera, scusate, stavo dicendo balsamo, assolutamente no. Se posso, prima faccio l'antiforfora, se no, se proprio non mi va, faccio prima questo qua per ammorbidire i capelli perché ho dei nodi che non ci stanno da nessuna parte, ragazze, come i miei. Non. Vabbè, io sono italo-americana, se non l'avete ancora capito, però ho i capelli tendente al crespo e sono afro. Non vuol dire che sono africana, sono afro, capelli afro perché mio padre li ha, anzi li aveva perché adesso un po' è diventato quasi pelato, quindi non ne ha quasi più. Però siccome che io ho preso i capelli suoi di mio padre, quindi li ho afro, li ho dei capelli dei neri. Cioè, di quelli di colore, per non dire di niente. Scusate, non voglio fare nessuna discriminazione, ma per dirvi che i capelli degli americani, e quindi per questo, di quelli di colore, quindi ecco qua. Quindi questa crema qua, questa maschera Hair Remedy, maschera nutriente, 1 minuto, ma io faccio anche più di 1 minuto perché deve idratare e ristrutturare il capello, ma non solo. Se li assecchi, disidratati, eccetera, almeno dà un po' più, non dico di morbidezza e lucentezza, ma li aiuta anche a districarli meglio, a sciogliere tutti i nodi che posso avere, perché veramente, ragazzi, non ce ne come i miei capelli. Ah, che brutta cosa, vabbè. No, i miei capelli sono belli, per l'amor di Dio, ma quando si devono pettinare, vabbè. No comment, sono belli ma vanno saputi tenere, vanno saputi domare, eccetera. Sono belli ma fanno faticaccia, io ne so qualcosa io che ce li ho. Sì, non vanno troppo strofinati né coso, vanno tamponati all'asciugatura. Questo lo so. Comunque, questo è latte di cocco, al latte di cocco e macadamia, ultra dolce Garnier. Fantastico. L'avete già usato? Sì, io sì, l'ho usato. E mi ci trovo benissimo e non lo lascio 1 minuto, ma anche più di 1 minuto. Farò male, farò bene, non lo so, ma vi giuro che mi aiuta e mi fa durare il capello più a lungo possibile. Tant'è vero che ce l'ho. Non ho più noti che avevano quella volta lì, che un capello quasi mi è caduto nella doccia, tanto che era annodato e non se ne voleva, no, non ne voleva sapere di togliersi il nodo, quindi ho fatto tac, un po', sì, vabbè, lo si dice, l'ho strappato perché è brutto dire, ma non volevo levarsi il nodo, quindi con la pettine e con la dita ho fatto tac, e ahimè, a mio malincuore l'ho dovuto un po' rovinare strappandolo. È brutto, non si dice, non si fa, ma quando ho un capello è veramente mal ridotto, è questo che io ho combinato. È così, ragazze. Che ci volete fare? Adesso non dovrei ridere, ma purtroppo l'ho fatto. Comunque, quante ce n'è qua? Questa è vegan, appunto. Green Beauty, di plastica addirittura riciclata, meglio così.
Vegan, formula vegana, e gli ingredienti qua non so, vabbè, per tre capelli più nutriti è ok, e per 3 volte più morbidi addirittura, come ecco quello che vi stavo accennando io poco fa. Cosa contiene? Vediamo un po'. Origine vegetale, water, macadamia e olio di cocco, giusto? Origine vegetale e altro non ho idea di che cavolo contenga, ma capite bene che va benissimo così. Se ha fatto la bocca fatta a me, ok, ma altro non so cosa dirvi. Io non sono una chimica, non ho studiato chimica per mia sfortuna, ma a cosa dice qua? Pare che ha fatto un buon lavoro su di me, perché io dico pare, dico sempre dell'opinione che dico pare. Perché pare? Perché su di me ha funzionato. Non so su di voi se farà la stessa cosa quando l'acquisterete. Se vi interessa fate lo screenshot, perché è veramente buona. Comunque è un flacone di quanto? Da 340 ml, vedete? 340 ml di prodotto per un paio di 12 mesi. Allora, io ne applico almeno 3 o 4 o 5 noci. Non voglio fare la tombola perché non c'entra niente. Però almeno 5 noci fanno sì, o anche di meno, perché tanto i miei capelli ce ne pochi, perché con quello che ci faccio io i miei capelli nessuno si azzarderebbe mai, ma io sono una disastrona che non ce n'è. Un po' ne ho persi un bel po', quindi quelli pochi che ho, perché vabbè, quando li apro d'estate non sembra, ma quando sono in doccia, lasciamo stare, perché sì. Ragazzi, sto 3 ore parlando di questo, ma per farvi capire che anche più di 3 ore, per farvi capire che io i capelli li tratto come non so cosa, vabbè. Poi, andando per bagno doccia, bagno crema, dove sei? Ah, ecco qua. Balsamo, come il balsamo è antiforfora, perché questo non è antiforfora, però. E il balsamo Splendor addolcente al cocco, morbidezza e nutre per capelli lunghi, appunto io li ho lunghi ma non tanto, mi arrivano alle spalle, diciamo, a metà spalla qua. Capelli lunghi ribelli, perché i miei sono afro e crespi, quindi sono molto ribelli. Softing conditioner, vabbè, comunque, a parte questa dicitura, si sa che sono capelli molto molto crespi, ribelli, tendenti a prendere molta umidità e anche molto, come si può dire, quando prende umidità, elettrici, ecco, appunto, sono elettrici perché si assorbono molta acqua quando vado in doccia, e quindi ogni volta devo prendere, fa così, come si può dire, prendere, non strizzo molto, una pena. Bugia, strizzo un bel po', però raga, o la fate uscire l'acqua o rimane attaccata ai capelli, io non lo so. Poi prelevo un bel po' di questo balsamo, una quantità abbastanza, adesso qua non sto a tirarne fuori, però per dire voi che questo balsamo qua, che ce n'è 300 ml di prodotto per un paio di quanti mesi? 12 mesi, vedete, c'è scritto tutto qua dietro, la dicitura. Balsamo al cocco, ribelli senza sfibrarli. E vabbè, comunque avevo capito che questi capelli o li dai una domata o rimangono come sono. Ok. Comunque, 3 o 4 po' di noci glieli do a questi capelli. Aspetto un bel po', non li bagno del tutto, ma un po' sì, cioè nel senso le bagno, poi metto il prodotto, lo metto su tutto, prima su tutta la mia chioma, poi sulle punte, poi pettino e poi ripettino ancora, e ovviamente quando li cerco di sbrogliarli, di pettinarli un po', sì, li faccio sì che rimangano un po' più, meno, come si può dire? Aiuto, non mi viene la parola. Meno crespi, ecco, cerco di dare una domata. Poi cos'altro dirvi? Niente, devo andare più veloce, sennò qua non finiamo più. Come crema, dopo la doccia, mi utilizzo questa. Abbiamo finito quasi, è finito, promesso.
Crema corpo, ho finito tanto per dire, perché vabbè, crema corpo, all'olio di argan, olio, lotion, body lotion, questa qua, Leo Crema sarebbe, per dircela tutta. Un formato da 400 ml, il pomo, ve lo dico tanto, è come quello degli altri flaconi che vi ho mostrato poco fa, sempre 12, quindi è inutile che ve lo dico tanto, lo sapete già. Leo Crema. Leo Crema, lo sappiamo tutti, dura un sacco di anni, 48 ore di idratazione, no, perché tanto ci rinnoviamo, ci straordinariamente, quindi crema corpo allarga, va bene, nuova formula per tutti i tipi di pelle, va bene, ma se quella grassa, non credo, ahimè, per tutti i tipi di pelle non credete a questa favola, perché per tutti i tipi di pelle, a meno che non abbiate la pelle grassa, o anche mista tendente a topica o seborroica, non credo. Ora le nomino tutte perché chi ha tipo di pelle problematica deve stare attento o attenta a quello che mette sulla propria applica sul viso o sul corpo anche. No, vi do questa avvertenza perché non si sa mai che mi pigliate per una guru, che poi io non mi sento la guru, ma per una che esperta di tutto, quando vi do tutte le avvertenze di questo caso, non ce n'è bisogno, non voglio insegnare a nessuno, ma per dirvi a voi, se vi interessa sta crema, ok, ma se avete qualche problema al vostro corpo, della pelle, del corpo, non lo so, vi consiglio di andare da un buon dermatologo che vi prescrive una crema adatta, scusate, non so parlare, oppure se, vabbè, avete una pellaccia come la mia, scusate il termine, ma vabbè. Ok, questa è buona e ve la consiglio. La pellaccia si fa per scherzare, ragazzi, non ve la pigliate male. Poi, ultimo, ma non per importanza, quando mi lavo i denti, utilizzo questo, menta dentro, anche il Sensodyne. Il Sensodyne, ora però sto lì sempre a lavarmi i denti la mattina, quando mi lavo i denti, perché più spesso lo faccio, più che altro spesso lo faccio su Instagram, che non solo qua su YouTube. Utilizzo o Mentadent o Sensodyne, che è per le gengive sensibili, i denti sensibili, più che altro per lo smalto dei denti. E questo qua mi aiuta molto per rinfrescare l'alto, oltre che per pulire i denti, eccetera. E lo utilizzo sì e no, più o meno, quasi tutti i giorni, almeno che non alterno col Sensodyne o altri tipi di dentifricio, che vabbè. Poi, come colluttorio, oltre al CuraCeuticals, vado di Listerine, il nostro amato e fidato Listerine. Listerine col mint, con la menta, rimuove tutti i batteri, causa di plaque, l'alito cattivo che con lo spazzolino non riesce ad eliminare. Ha 500 ml di prodotto. Allora, fate caso, questo qua l'ho travasato, che ho comprato qualche giorno fa, anzi sarà stato il giovedì o venerdì, no, giovedì, un flacone da 1 litro di questo Listerine, perché fosse blu, se non erro non mi ricordo, comunque vabbè, la mia memoria si sa che ormai è bandita per i fattacci suoi, comunque 1 litro, e da lì l'ho travasato su questo qua da 400 ml, no, scusate, da 500 ml di prodotto, e fa veramente fantastico, è top, fenomenale, fa un alito che sparisce tutte le schifezze che ho, vabbè, niente da dettagli. Ma poi arriva il bello, il deodorante che uso, utilizzo, oppure anche il Borotalco fa tanto. Oltre a questo, Dove, che non tutti io sempre usano su YouTube, ma io lo uso perché io sono fedele a lui, almeno che non trovo la rivoluzione del giorno, perché questo è buono, ma se ne trovassi uno meglio sarebbe cosa buona, giusto? Perché ho delle ascelle irritate che non posso. Poi basta, c'è? Sì, basta, ho finito. Allora, altri prodotti che volevo mostrare sono, che poi non ve li mostravo a dire, mi guardo i vostri video su YouTube, o a volte, che ne so, sparo a guardare altri tipi di video, cerco, faccio delle ricerche inerenti a come può crescere il mio canale su YouTube. La mia morning routine si manifesta in tante cose, ovvero oltre a lavarmi i denti, farmi la doccia, incremarmi, truccarmi, fare passeggiate, andare alla spesa, vloggare in casa, vabbè, anche le pulizie tante volte non le faccio, la pulizia domestica della casa le faccio fare più o meno tutte, non l'ho mai sbagliato a mia nonna.
Tutte le volte, ovviamente sono egoista, lo so, tutte le volte me ne vado in giro, in giro a fare commissioni, cose varie, oppure me ne vado in giro per Palau per altre cose. Voi direte, cosa c'entra tutto questo, la morning routine? Perché io non faccio solo la morning routine, ma mi godo i vostri video. Prima di fare la mia morning routine, mi sveglio, mi metto la vestaglia, che sia la camicia, no, sì, vestaglia, vabbè. La vestaglia che c'ho in camera. Mi alzo dal letto, prendo la vestaglia, vado in cucina perché in bagno a volte lo snobo. Sì, vado direttamente a prendere il caffè perché sennò non connetto, devo vedere la verità. Poi entro in bagno, faccio tutte le mie skincare possibili ed immaginabile. E poi ovviamente mi dirigo a vestirmi, truccarmi e basta. E poi sono pronta per prendere zainetto. Giubbotto che ce l'ho qua, vedete? Giubbotto e vabbè, metterò anche puro cacao, quel che è, se non voglio un rossetto. E prendo il telefono che con cui sto registrando in questo momento, cuffiette e vado. Le cuffiette ovviamente sono queste qua, vedete che sono queste? Sì. E cerco di fare la mia bella routine giornaliera, che sarebbe o guardo qualche video su YouTube quando rientro a casa. O mi guardo come dite voi che ormai conoscete da anni, Barbara Palumbelli, chi è? Forum, ovvero quella giornalista, la giornalista del mio cuore, che sarebbe Barbara Palumbelli, su Canale 5 Forum. Chi non lo sa perché ogni tanto mando delle storie su Instagram, ma va. E poi ogni tanto quando mi va, giro qua sul vostro canale YouTube oppure. Vi chatto su Telegram perché già lo sapete, intanto vi saluto. Oppure mi ascolto della buona musica, non dico altro che cose, i dettagli di quale musica ascolto, però faccio tante attività che non faccio sempre, o perlomeno lo faccio sempre, ma tante volte la musica la snobo perché ce l'ho già su iTunes. Se voi non sapete cos'è iTunes, ma ne dubito. È un programma che fa ascoltare musica, una piattaforma musicale di Apple dove ascolto musica, ok? E niente. Per dircela tutta, ho smesso di nuovo di bere, ovvero bevo acqua, però tante volte mi dimentico di bere, infatti ogni tanto devo bere sempre più acqua, perché voi non lo sapete, ma io ho una pelle molto secca, quindi vabbè, niente. Bene ragazzi, questo era tutto, la mia morning routine barra morning routine giornaliera, perché altro non saprei come chiamarla, my morning routine edition, non lo so, vediamo come chiamarla, o mia morning routine, aspettate, come cavolo posso chiamarla, morning routine? Vabbè, lo vedrete nel titolo, comunque io vi ringrazio di essere stati qua finora con me, basta. Ciao, a presto e a dopo, perché dopo farò altri video inerente sempre a tutte le cose che ho da elencarvi per quanto riguarda il mio canale YouTube. Ciao, a dopo. Non so se lo farò, ma provo, non ne ho idea. Ciao. Zombie apocalypse.